Allora, mister Fazzini, quando un Sassuolo ha un arco dipinto così, con il gol alla Carletto Parola e poi se regala il bis e tutti rimporta una volta sola in tutta la partita, credo ci sia poco da fare. Sì, è stata una partita che poi si è, come dire, risolta su certi episodi. Alla fine credo che il Sassuolo non ha rubato niente, perché la squadra doveva esprimersi in altro modo, da un punto di vista proprio di qualità delle giocate, qualità delle scelte, e quindi ci sono stati giocatori oggi che hanno reso al di sotto di quelle che sono le loro possibilità, quindi come ho già detto ai ragazzi e come farò in settimana, l'unica risposta da fare è quella, ognuno di analizzare bene la propria prestazione attraverso anche delle analisi video, delle riflessioni fatte in modo approfondito e lavorare, continuare a lavorare. Siamo alla nona partita, sono state fatte secondo me 7 partite molto buone, le ultime due abbiamo invece avuto un calo nella qualità del gioco, nella prestazione dei singoli, e quindi come è doveroso fare in questi casi c'è solo da analizzare, lavorare, continuare per fare in modo che i ragazzi possano crescere e che dalla crescita dei ragazzi poi anche la squadra ne tragga un risultato diverso in una partita in cui io non è che rimprovero la voglia, l'impegno, perché i ragazzi hanno cercato di dare quello che potevano, però la differenza tra essere giocatori di alto livello e giocatori in formazione poi deve essere proprio questa, la qualità delle scelte, saper gestire i momenti, saper marcare in area. Abbiamo preso 2 gol su calcio d'angolo, quindi il primo è stato un bel gol, però c'è anche da dire, forse se la marcatura, lo devo rivedere, ma se la marcatura fosse stata fatta in un modo semi rovesciata volante alla Carletto Parola, benissimo, però fosse stata fatta anche in un modo diverso, probabilmente lui non avrebbe avuto quello spazio lì, quindi anche lì bisogna, come dire, fare meglio in quelle situazioni. Senti, mi viene una domanda, non voglio entrare nello specifico, sai che non mi faccio mai gli affari degli altri. Periodo di studio durato un po' troppo, forse lì i primi 20 minuti, tricchete, tracchete, se magari pigiavate un pochino più sull'acceleratore, magari mettevate il Sassuolo un po' più in ambasce. Invece li avete fatti salire, hanno cominciato a essere pericolosi, un paio di calci d'angoli, un paio di pericolini e poi è arrivato il gol. Allora, loro hanno fatto gol sull'unico calcio d'angolo del primo tempo e io credo che loro si sono presentati lavorando bene, facendo una pressione non alta ma organizzata un po' più bassa, e quindi noi facevamo fatica a trovare delle uscite, anche perché, ripeto, le scelte di gioco sono state sbagliate, delle volte tecnicamente abbiamo proprio fatto degli errori che non ci hanno permesso di sviluppare il nostro calcio. Ma la squadra non è che è partita con cercare di trick e track, ha trovato delle difficoltà rispetto al Sassuolo che si era disposto in un certo modo. Ed è proprio lì che bisogna venirne fuori, perché quando una squadra ti si contrappone in modo importante e ti limita quelle che sono le tue caratteristiche di gioco, lì la squadra con i principi che ha deve riuscire a venirne fuori, quindi è questo lo step. Però il primo tempo lo considero equilibrato, è finito 1-0 per loro su un angolo, noi abbiamo avuto un angolo anche noi, ha fatto una gran parata il loro portiere, quindi se le due situazioni le inverti magari finisci 1-0 il primo tempo per noi e da un punto di vista di risultato cambiava nettamente. Però ripeto, io mi aspetto di più dai ragazzi e mi aspetto di più da tutti, anche da me stesso, e quindi c'è semplicemente da darlo da qui in avanti. Senti, la riprova dove andiamo domenica prossima? Domenica riposiamo e poi andiamo a giocare. Certo, sì, c'è modo così di lavorare, ma come sempre, insomma, le settimane sono importanti perché loro possano crescere i ragazzi, e questo è il primo obiettivo. Poi andiamo a Genova, col Genova con il Genoa, poi abbiamo la Juve e poi andiamo a Roma con la Lazio. Quindi, sì, bene, almeno sono partite dove i ragazzi si misurano, e questo è il nostro obiettivo. Grazie mille. Prego, grazie a voi. A presto.